Una targa di riconoscimento per celebrare il primo secolo di vita della storia dell'Empoli Calcio e la promozione in Serie A. A consegnarla nelle mani del presidente degli Azzurri, Fabrizio Corsi, è stato il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Il centenario della società ricorreva nel 1920, ma l'Assemblea Toscana, prima di consegnare l'omaggio, ha deciso di attendere la fine della trionfale stagione della squadra. Un giorno mi piacerebbe scrivere un libro per tutti quelli che sono stati protagonisti, cioè gli allenatori, i direttori sportivi, però mi farebbe dedicare un libro a tutte le persone che mi sono state vicine, anche persone più semplici che secondo me sono state decisive nei miei confronti, anche nel ritrovare spesso anche quell'equilibrio e quell'energia che magari la sconfitta ti toglie. Premiare l'Empoli vuol dire premiare chi ha la capacità di guardare al futuro, è vero, sono 100 anni della sua storia, ma questo premio va specialmente per la capacità che ha avuto in questi anni di far crescere ragazzi e di farli diventare protagonisti, di formare allenatori che hanno solcato i campi più importanti d'Europa. È un premio anche ai 30 anni di presidenza di Fabrizio Corsi, un presidente appassionato, competente, attento ai talenti migliori su cui ha voluto investire tanto in questi anni.